Oggi è una giornata fredda, quasi invernale, siamo alle soglie dell'inverno e prepareremo insieme le castagne. Le faremo in due modi. Una è la castagna bollita e una è la castagna al forno. Quindi la calda arrosta, però la faremo al forno. Prima cosa andremo a selezionare le castagne migliori che troveremo al mercato. Nel mio caso io ho la fortuna di avere un amico che ha un pezzettino di bosco vicino a San Marco in Lamis e mi ha portato queste bellissime castagne che sono proprio dei marroni, sono grosse. E fate attenzione a che le castagne siano integre, quindi non abbiano dei forellini in superficie, perché se hanno dei forellini in superficie quelle castagne hanno chiaramente l'abitante. Poi un'altra cosa importante, siate certi che la buccia della castagna sia ben attaccata al frutto, come in questo caso. Sentite, non c'è un movimento della buccia, quindi evidentemente la castagna è bella fresca. Ora, per terza cosa, prendete uno di questi coltellini, si chiamano spelucchini, va bene? In ogni casa dovreste averne uno, questo è importantissimo per la cucina. E con questo movimento qui, vedete? Quindi sulla parte superiore della castagna fate un'incisione in questo modo. Quindi una parte di queste castagne verranno messe a mollo e una parte invece verranno private completamente della buccia per andare a essere bollite con una fogliolina di alloro. Nel frattempo lasceremo queste a mollo, andremo a privare le restanti castagne della buccia. Andremo a fare una leggera incisione nella castagna sulla pelle, sulla parte dura, e cercheremo di non toccare la pelle interna. Come questa. Per ottenere delle castagne ben sbucciate, sicuramente con l'effetto del bollito, è quello di prendere la castagna, questa che abbiamo messo a mollo per intenderci, questa, la metteremo per 30 secondi una castagna in microonde e vedrete che questa castagna un po' bagnata, quindi a mollo, verrà perfettamente sbucciata come questa. Appoggiamo la castagna, diamo 30 secondi. Ok. Eccola qui. E come potete vedere, si sbuccerà con una certa semplicità. Vedete? Ottima. Perfetto. A questo punto aggiungiamo una foglia di alloro. Andiamo alla cottura. Il forno è arrivato a temperatura e adesso non mi resta che infornare.
Ora, il segreto per far staccare la pellicina da queste calde arroste è quello di coprirlo con un canovaccio e lasciarle riposare per 4-5 minuti. Bene, anche le castagne, quelle bollite, sono pronte. Le mettiamo in un piatto, così possiamo assaggiare tutto con un ottimo goccino di grappa. Bene, siamo giunti alla fine di questo video. Se questo video vi è piaciuto, e a me vi assicuro che è piaciuto tantissimo, perché io adesso assaggerò queste calde arroste, che sono ancora belle calde calde. Come potete vedere, la buccia viene via da sola. Eccola qui. E io poi le accompagnerò con un po' di grappa. Se questo video vi è piaciuto, un bel like e soprattutto iscrivetevi e condividetelo sui vostri canali social. Alla vostra salute e io assaggio la calda arrosta. È eccezionale. Ragazzi, con una grappa torbata o una grappa comunque invecchiata in barrique, le castagne è veramente la morte loro. Se volete la qualità, solo con Pagnello. Ciao, alla prossima. Ciao.